ciao. Ciao. Già ci siamo visti dal 2000 questo loro. Ma guarda, come stai? Ciao, andiamo a preparare anche a Ciao. Thank you.
vegliate su voi stessi e su tutto il resto, in mezzo al quale lo Spirito Santo Grazie.
fornitrice della salvezza scorgata dall'amore infinito di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Investi di sé soffermato a meditare in queste settimane in splendidi testi che tra poco risuoneranno, svelando anche a noi tutta la grandezza di ciò che ora si compie in te, elevato alla pienezza del sacerdozio. Fin dal momento in cui 6 anni fa ti ho conosciuto, e per dirti la stima che ho maturato nel constatare il tuo amore per questa Chiesa che ti ha generato e a cui hai ricambiato il dono con un servizio pieno di umiltà e dedizione. I gesti che si compiono in tutti gli altri elementi del rito e le parole che mi accompagnano esprimono chiaramente il significato di ciò che avviene. Ma su questo gesto toccante della prostrazione
Thank you.
accetta, Signore, le offerte che portiamo all'altare per la tua Chiesa e per il tuo servo Roberto, che hai scelto come dispensatore dei santi misteri e guida del tuo popolo di Dio, rivestito delle virtù degli apostoli per la crescita spirituale del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci offriamo del cuore
faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi di nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro fratello, il Vescovo Edoardo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Roberto, che oggi è stato ordinato vescovo. Donagli la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidi il suo popolo nel cammino della salvezza. Tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore. Cristo, con Cristo e in Cristo.
Pensavo che era la chiesa che cammina.